Ciao Joe, è indifferente per te scrivere musica, poesie o racconti oppure sono tutte dimensioni differenti? Ah sì, sono tutte dimensioni molto, molto differenti, ognuno ha la sua peculiarità che mantiene stretta a sé, però non è che mi è indifferente, che provo piacere a scrivere entrambi, sono dei momenti diversi della mia giornata, alcuni li raccolgo la sera, alcuni la mattina, a me piace farlo e basta, ecco, questo è quello che è più rilevante. Mareducato è il titolo del tuo nuovo album. Dove stiamo navigando, secondo te, in questo momento? Qui dove stiamo è un bel plurale, ma è un plurale di cui non riesco ad appropriarmene. E io a malapena riesco a sbracciar di mio, quindi ti posso dire che dobbiamo assolutamente sbracciare verso il nostro abisso, verso l'interiore, cioè non cercare il lungo o il largo, ma cercare il dentro e il fondo. Il brano che porti al Festival di Sanremo si chiama Arnica. Da cosa o da chi devi curarti? Più che curare, sono affezionato all'idea del verbo lenire. Dobbiamo ritornare alla carezza consapevole. Questa è una delle doti di cui è composta l'arnica che ti porta ad essere spalmata là dove la pelle ha sbattuto, no? E quindi c'è, cioè, là dove si tocca il dolore, là dove ci si tocca, ci si riprende il tatto alla pelle lì. Ecco, lì c'è la consapevolezza, non può avvenire distrattamente questo processo qua, quindi mi piace questo, cioè andare a lenire e riprenderci la consapevolezza. Sanremo 2021 in una parola. Saremo in una parola, non riesco, è una punizione fare questa domanda a uno scrittore. Ieri era raccoglimento, l'altro ieri dinamismo, il 17 dicembre era sovversione, oggi molto probabilmente riflessione.